Trovati in questa sessione pomeridiana eh, post postprandiale. Spero che la buonissima cheesecake non abbia influito sul sull'attenzione e sulla partecipazione. Eh, ecco, è con grande piacere essere eh, qui a moderare questo, questo panel di, di questo pomeriggio. Anzitutto, un ringraziamento all'organizzazione Click Utility e ovviamente al, eh, al Propeller Club Port of Milan. Eh, io quest'oggi rappresento il, il Propeller Club Port Of Genoa, porto anche i saluti della, della nostra Presidente. Eh, non mi dilungo molto. Eh, abbiamo una sessione interessantissima relativamente a uno studio, eh, ritengo eh, estremamente trasversale. Eh, con aspetti di, eh, eh, sicuramente industriali, sicuramente economici eh, e sicuramente ovviamente. Ed ovviamente legati al nostro mondo della, della logistica e del, dei trasporti. Un nuovo studio proposto da SRM, e da cui oggi poi abbiamo anche la, eh, la presenza del, del responsabile Alessandro Panarone, che, che ci esporrà appunto lo studio, studio che è il, a mio avviso eh, è estremamente eh, interessante proprio dal punto di vista della, della lettura. Eh, premesso che non, non avevo, se non stamattina ho ricevuto poi il, il, lo studio per il per intero che voglio approfondire. Ho visto le slide, la cosa che sicuramente mi ha colpito è che è un'inversione rispetto all'usuale da un punto di partenza, una visione eh, non solo dal punto di vista della logistica ma dal punto di vista delle imprese. Quindi è un po' un'inversione di lettura del, dello studio e questo mi ha interessato molto. E ovviamente tocca poi anche il tema della, eh, della, della digitalizzazione nell'ambito della, della logistica, proprio sulla base appunto di quello che è la richiesta del, delle imprese. Eh, quindi, in questo scenario, eh, credo che abbiamo veramente molto da, eh, da approfondire proprio a seguito del, dello studio di SRM. Vorrei lasciare immediatamente, senza perdere molto tempo e lasciare spazio il, ai relatori, al dottor appunto, Alessandro Panaro, eh, eh, SRM, responsabile, responsabile appunto, del, del, dello studio, eh, e poi eh, a Matteo Gaslen eh, del eh, Sogemar, eh, gruppo Conship, con l'interessantissimo eh, progetto eh, Drive My Box. In questo caso dicevamo, appunto, facevamo, scambiavamo due battute, eh, leggete anche proprio l'interrelazione che c'è tra uno studio e un'applicazione pratica. Questo, secondo me, è veramente lo, lo spunto che deve guidarci oggi in questa, in questa sessione. Lascio la parola ad Alessandro e anche il posto ad Alessandro. Bene, sistemo la microfonistica per una persona alta due metri, eh, ogni volta devo adeguare un po' la strumentazione tecnica. Allora, grazie a tutti per essere oggi qui. Questa è una ricerca che tradizionalmente viene presentata in questa manifestazione. È alla quarta edizione, è un lavoro che svolgiamo insieme a Conship Italia, di cui ringrazio tutto lo staff, in particolare Alfredo, Alfredo Scalisi, che è qui in prima fila, quando io ho chiesto se volevamo continuare con la quarta edizione della, 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 della survey, non ha esitato neanche una frazione di secondi, ha detto Alessandro vai avanti, per cui Ringrazio lui, tutto il suo staff, il ricercatore che per SRM si occupa del lavoro che è Dario Ruggiero, Io dico sempre che questa ricerca è particolare perché fonde tre anime: fonde l'anima manifatturiera, proprio perché è indirizzata a un panel di imprese manifatturiere, l'anima logistica, che è quella di una multinazionale come Conship che lavora su tante, eh, tanti settori, tanti comparti della logistica, il terminal, l'intermodale. Dopo vedremo anche Trae My Box, e l'anima della ricerca economica. Sono tre settori fortemente interrelati e che questa ricerca, eh, che non vuole essere autoreferenziale, proprio per questo racchiude tre anime, eh, rappresenta. Io partirei con le slide per far vedere insomma, quali sono i pilastri di questo lavoro. Innanzitutto, il lavoro ha come primo obiettivo quello di disegnare i corridoi logistici, cioè risponde a una domanda molto ben precisa, è che cosa, quali sono i corridoi attraverso i quali queste imprese manifatturiere trasportano le proprie merci, in importazione e in esportazione. Abbiamo col tempo, abbiamo detto che siamo alla quarta edizione, esteso gli argomenti alla sostenibilità, prima ancora che il PNR venisse varato, perché avevamo, grazie anche... Ha concip intuito che questa era una direzione che la logistica stava prendendo e che deve continuare a prendere. La digitalizzazione. Digitalizzazione anche questo è un focus che abbiamo iniziato dall'anno scorso e di cui le imprese vedrete prendono sempre più coscienza che eh, deve essere un driver su cui puntare nel futuro. E qui dopo vedremo anche un caso, come vi ha anticipato anche il moderatore, di applicazioni pratiche perché Adesso dobbiamo un attimo incominciare a mettere sul campo la digitalizzazione, non soltanto a parlarne. Il PNRR per vedere se queste imprese ritengono il PNRR dal punto di vista della pianificazione e dal punto di vista delle risorse stanziate adeguato. O è tutto sbagliato o c'è qualcosa di sbagliato, secondo loro. E poi un'altra un ciliegina sulla torta di questa ricerca è che cerca anche di andare a esplorare. La logistica di specifici distretti, perché in Italia noi abbiamo delle eccellenze distrettuali e andiamo a vedere un attimo loro nel mondo come portano i loro prodotti e che approcci hanno verso la logistica. Questi sono quelli che noi definiamo i, i pilastri del lavoro. Lavoro che ha un'area territoriale ben definita, che sono queste tre regioni, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Tre regioni che rappresentano una potenza dal punto di vista economico italiano, il 40% del PIL circa, il 50% dell'interscambio italiano e soprattutto sono regioni che hanno una gran parte, una gran fetta del loro interscambio import ed export via mare. Lì abbiamo messo le percentuali, 26,7% la Lombardia, 30% il Veneto, 36,8% l'Emilia Romagna. Prima di guardare la presentazione faccio questo invito, allora non cercate guardando le slide di fare sempre la somma 100, perché nelle risposte era ammessa la risposta multipla, per cui ogni volta se fate la somma 100 non esce quasi mai. Ad esempio nel caso dei porti abbiamo chiesto quali sono i primi due porti che utilizzate, quindi se un'impresa dice tutte e due la doppia risposta era sì, era quello, quindi non fate somma 100. E soprattutto vi invito, ecco il lavoro che è in distribuzione qui alla reception, a leggerlo perché molti, molte persone che conosco e che sono qui in platea fanno parte di una regione specifica e la ricerca, l'analisi la estende sia per l'intera area territoriale ma anche nelle singole realtà regionali. Quindi se qualcuno di voi fosse interessato a capire solo in Veneto o solo in Emilia Romagna quel determinato fenomeno lo trova nella ricerca. Quindi una ricerca che è anche declinabile nelle varie realtà regionali. Dico questo perché è un fenomeno che magari è molto accentuato in una regione, ad esempio prendiamo l'Exworks, walks il famoso francofabrica, può essere più accentuato su una regione e meno in un'altra. Però al fine il problema rimane, francofabrica rimane un problema, come vedremo dai dati. Attenzione, e questo vi invito a metterlo subito nelle vostre teste, la profilazione delle imprese è molto importante, queste non sono imprese manifatturiere semplici ma sono imprese manifatturiere che hanno un loro standing. Perché dico che hanno un loro standing? Perché devono essere innanzitutto imprese che hanno una vocazione internazionale, importare o esportare. Quindi devono essere imprese che hanno una proiezione, non solo una proiezione, ma devono averlo via mare. Quindi devono utilizzare le navi per spostare le loro merci. Ma, terzo punto, lo devono fare attraverso i container. Quindi, se alla nostra telefonata, se alla nostra somministrazione del questionario, l'impresa non aveva tutte e tre quei requisiti veniva scartata. Quindi, ok? Perfetto. Di tutti i settori produttivi, tutti i settori produttivi facenti parte di quelle regioni, non abbiamo potuto selezionare soltanto determinati settori, altrimenti avremmo fatto una ricerca sul trasporto via mare attraverso contatori di un settore, invece l'abbiamo dovuto diversificare. Questa è la struttura, cioè quei cinque pilastri di cui abbiamo parlato prima, in cosa li abbiamo, declinati? li abbiamo declinati? Quali porti utilizzate? Quali sono i vostri mercati di origine e destinazione? Cosa fondamentale capire i mercati di origine e destinazione perché così riusciamo nel tempo, perché questa è una ricerca che si sviluppa nel tempo, siamo alla quarta edizione e a Dio piacendo faremo la quinta, <ride> ci permetterà di monitorare anche se si sta realizzando ad esempio il reshoring. Perché, se osserviamo che un mercato di destinazione è molto lungo, ci permetterà poi nel tempo il lavoro di capire se le imprese stanno avvicinando le loro forniture e i loro clienti. L'outsourcing e problemi strutturali. Grazie a questo lavoro, noi abbiamo iniziato fortemente a sollevare in maniera veramente importante il problema dell'exworks, di cui hanno parlato anche in tanti. Intanto i relatori che ci hanno preceduto, l'outsourcing per capire se si continua ad affidare la logistica a terzi o le imprese continuano, la vogliono gestire in proprio all'interno della loro azienda, l'importanza della sostenibilità, della domanda e offerta di sostenibilità, delle certificazioni. Il PNRR che sentimento c'era, come vi ho anticipato prima, e poi la logistica di distretto, questo qui ve lo illustro attraverso le slide. Per quanto riguarda i porti utilizzati, vi premetto che anche in questo caso ho dovuto selezionare soltanto alcune delle infografiche che abbiamo messo nella ricerca, perché un altro approccio della ricerca che abbiamo voluto mantenere è stato quello di non riempire le persone di numeri. Qui non troverete tabelle recanti, un numero inqualificabile di numeri, ma troverete tutte infografiche. Quindi è una ricerca che, in cui, di cui abbiamo deciso di far lavorare l'occhio della persona, che subito dovesse andare a cadere sul determinato fenomeno e sul dato più importante. Porti, si conferma per quelle tre regioni. Il porto di Genova, quello che effettivamente è al servizio del sistema manifatturiero, vedete che c'è il 68% delle imprese, che lo ha indicato dai primi due porti utilizzati, a seguire Venezia e la Spezia. Abbiamo riportato anche la media delle ultime survey che abbiamo realizzato. Rispetto all'ultima survey che abbiamo realizzato si affaccia di più la Spezia, che è in crescita rispetto al 2020. I mercati di destinazione, ecco giusto per confermare chiedo scusa quello che dicevo prima, cioè che la ricerca è declinabile e deve essere guardata in modo declinato per tutte le regioni, andiamo a vedere i mercati di destinazione, qui vi ho riportato due regioni delle tre e ho messo quello della Lombardia e quello del Veneto, i mercati di destinazione della Lombardia e quelli del Veneto. Qui... Nelle infografiche abbiamo rappresentato le macro aree, mentre nella ricerca trovate anche i singoli paesi. Infatti, vedete nei bullet point che ho messo sulla destra. Abbiamo messo sulla destra delle infografiche, abbiamo riportato anche il singolo paese. Vedete, il Veneto, abbiamo messo il 46% delle imprese, esporta prevalentemente in Europa, il 12% in Germania e Spagna. Abbiamo riportato anche i singoli paesi per permettere di capire un attimo quale fosse il vero mercato di destinazione. C'è ancora quindi, apprendiamo insomma, per esempio prendiamo la Lombardia, apprendiamo in effetti che si parla di reshoring, ma le filiere sono ancora molto lunghe. Vedete che il 28, nonostante il 71% delle imprese includa l'Europa tra i primi mercati di destinazione, c'è ancora il 28% agganciato all'America del Nord, Stati Uniti, in primo luogo ovviamente, che sono uno dei nostri primi mercati di destinazione per l'export. L'Asia ci sono anche piccole percentuali, una piccolissima percentuale anche in Oceania. Il profilo del partner logistico. Allora, il profilo del partner logistico, diciamo, affreddo forse buone notizie, diciamo, perché le imprese preferiscono avvalersi ah, di un operatore logistico grande e strutturato. E qui torniamo a un altro discorso che ne abbiamo fatto sempre come SRM e che ho sentito anche in tanti uh, relatori. C'è cioè effettivamente questo uh, segnala anche. La, la mancanza in Italia, il famoso campione della logistica, abbiamo dei campioni ma sono campioni in determinati settori, non abbiamo grandi, grandi, grandi operatori come ad esempio ci sono, in, ci sono in altri paesi e sia in import che in export le imprese scelgono vedi, il 46%, lo sceglie grande e strutturato, nazionale o estero, Alcune lo preferiscono anche piccolo e flessibile, per carità, c'è una percentuale che definirei neanche bassa. Altra, altra sorpresa, uh, diciamo che uh, sono, sono usciti dei risultati che vanno uh, correttamente interpretati, perché, ecco, vediamo l'intermodale, l'uso dell'intermodale, cioè l'impresa dal suo stabilimento al porto, che tipologia di servizio uso? usa, usa l'intermodale, in particolare il ferro? Mm? Siamo passati da una media delle tre survey del 17% al 23%. Quindi si inizia a prendere coscienza per una questione soprattutto di convenienza del servizio, aggiungerei probabilmente in termini di prezzo, le imprese vedono che effettivamente utilizzando l'intermodale ci sono dei risparmi, ma salgono al 23% le imprese che, che, che si avvalgono di un mix strada-ferro per trasportare le merci dall'azienda al porto e viceversa. L'outsourcing, questo è un dato a mio avviso sempre positivo perché l'impresa manifatturiera dando in outsourcing la logistica si libera, perdonatemi il termine, del problema perché la logistica è un, non è facile da gestire, ci vogliono operatori specializzati e quindi l'impresa preferisce non mantenerlo all'interno della propria azienda e quindi per, lo esternalizza, vedete il 66% circa delle imprese in import-export esternalizzano la logistica. Il resto lo, 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 lo mantiene internalizzata o in tutto o in parte. Mm? Ecco qui. Questo è un dato molto interessante a cui ha aperto questo numero in particolare della SARVI, l'utilizzo piattaf delle piattaforme digitali per la gestione della logistica, piattaforme digitali in senso ampio. Lo utilizzate? Risposta: sì, con regolarità da tempo. Quindi un, una, una percentuale di un quarto delle imprese circa ci ha risposto che. Siamo aperti, abbiamo piattaforme, le utilizziamo, siamo convinti di questo. Sì, ma abbiamo iniziato da poco. Sì, le utilizziamo raramente. No, ma l'azienda si sta operando per utilizzarle. E questo 32, insieme a quell'altro 22 fuori dal quadrato, sul quale secondo me occorre più lavorare. Perché sono due no, ma sono no che sono traducibili immediatamente in una risposta che può andare nella parte più alta perché no, ma l'azienda si sta operando, operando per utilizzare, vuol dire no, però un attimo, ci stiamo attrezzando per farlo. E il 22 dice no, ma non sono efficienti, allora vanno convinte che evidentemente o la piattaforma che utilizzano non va bene o che le esigenze sono altre. Resa Ex Works, anche qui c'è un miglioramento. Gli altri anni questo dato era veramente una tragedia. Era il, si attestava sul, di una fascia sul 70-75, anche 80%. Nel Veneto il dato era tremendo, però questa volta abbiamo ravvisato un miglioramento. Vedete, in export il 60% circa, che è comunque un dato preoccupante rispetto agli altri paesi europei, dove c'è una media del 30%. Il nostro paese fa il doppio dell'exworks. Questa è anche una conseguenza di quel dato. Vedete, se lo incrociate col dato dell'operatore di cui l'impresa si avvale. Grande italiano estero del fatto che noi cediamo la logistica all'operatore estero. Mm? Il livello di soddisfazione. Anche qua sono rimasto abbastanza perplesso perché le nostre imprese, questo è un indicatore che noi calcoliamo rispetto a tutte quelle variabili, chiediamo a, que, chiediamo a queste 400 imprese di quelle 13 variabili, sei soddisfatto. Vedete: servizio di trasporto marittimo, servizio di trasporto terrestre e Alfredo qui ne abbiamo parlato ieri, qua cala ma è questo è dovuto alla congestione portuale, è dovuto ai noli troppo alti, per cui l'impresa non può far altro che manifestare insoddisfazione rispetto agli anni scorsi, dove magari alcuni fenomeni c'erano, ma quest'anno veramente sono diventati una, 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 una tragedia dal punto di vista numerico. Moderatore, mi raccomando, bastonami tranquillamente se sto andando. Sostenibilità. Allora, qui l'approccio che, che abbiamo voluto mantenere è un approccio particolare. Allora, è inutile chiedere all'impresa, caro Umberto, sei sostenibile? A Napoli si dice acquaiolo, l'acqua è fresca, no? l'impresa dice sì come, no, sono sostenibile. Faccio questo, faccio quello. Abbiamo chiesto all'impresa, i tuoi clienti pretendono che tu lo sia? E loro ci hanno risposto, come no? Siamo arrivati a una percentuale del 54% e le imprese hanno detto addirittura che al 2023 lo saranno ancora di più, proprio perché c'è una spinta alla sostenibilità dal PNRR, e dalle circostanze attuali, dovute ai tanti fenomeni che stanno caratterizzando e flagellando il trasporto marittimo. Quindi i clienti chiedono e si avvalgono. Di partner sempre più orientati alla sostenibilità. Addirittura abbiamo chiesto alle imprese: anche questo era un dato oggettivo, se lo includi nella tua governance interna o rimane soltanto un'enunciazione di principio? No, lo sta, molte imprese lo includono e lo includono da, o da quando è nata l'azienda, già lo avevano da quando è nata, o dal primo al quinto anno di vita, o dall'anno in poi. Hm? Questi sono i settori nei quali loro investono di più in sostenibilità. Sostenibilità vedete sulla sinistra, riciclo materiale, riduzione delle emissioni, packaging, che sono aspetti che comunque sono connessi alla logistica e soprattutto abbiamo voluto indagare anche sulla questione delle certificazioni. Cioè, si stanno affacciando sul mercato oramai sono diventate una realtà, le certificazioni, vedete, le certificazioni di sostenibilità, ce l'avete, sono importanti, siete disposti a farlo, c'è un 6% che ha risposto anche servono a poco e niente, non le utilizzano ma rappresentano il futuro, sono importanti ma non coprono tutti gli aspetti, sono importanti e coprono tutti gli aspetti, 37%. Digitalizzazione, questo veramente è veramente il tema di oggi, secondo me, Dopo Mattie ci farà vedere appunto stresso il concetto, un caso pratico, ma abbiamo chiesto se la digitalizzazione l'avete inserita a pieno titolo nelle strategie interne che va incrociato con quel dato delle piattaforme digitali, quello lo concretizza di fatto. E tutte le imprese, il 98% delle imprese ci hanno risposto un grado da 3 a 5 o che lo utilizzeranno l'85%. In quale ramo della logistica molte, il totale delle aziende, poi l'ho declinato anche per la Lombardia, rispondono nella fase della logistica distributiva delle nostre merci. Questo è un altro aspetto molto positivo e racchiude in sé, secondo me, anche un'esigenza. Più grande è l'impresa, vedete, le imprese le abbiamo divise in quelle che fanno meno di 50 container l'anno e più di 50 container l'anno. Le imprese mediamente che dicono vogliamo più essere digitalizzate sono quelle più grandi, ovviamente. Idem l'importanza media della sostenibilità. Quindi sono due concetti anche molto correlati alla dimensione dell'azienda logistica. Qui abbiamo anche i settori che sono più digitalizzati, quelli che manifestano più esigenza di essere digitalizzati. Dal punto di vista logistico, e abbiamo ravvisato che quello chimico e quello che l'Istat definisce non metallifero sono i settori più, uh, più orientati verso il processo digitale. Ma in generale si va da un valore di 3,8 a 4,3, quindi lo sono tutti quanti. PNRR: qua ho messo solo una slide, poi, ancora una questione di tempo, uh, ne abbiamo parlato tanto. Ieri c'era una sessione specifica sul PNRR. Insomma, non mi metto anche io a rimarcare concetti. Però allora uh, l'abbiamo semaforizzato, dico io questo, questo concetto del PNR perché abbiamo messo rosso, giallo verde. e verde. Solo il 36%, solo il 36 delle imprese intervistate dice sì, va bene, risponde alle mie esigenze di sviluppo e le risorse sono adeguate. Andiamo sul giallo. Le risorse sono adeguate, dice il 28%, cioè i soldi ci sono pure, ma secondo me non sono mirati effettivamente alle esigenze che il nostro Paese ha su questo argomento. Per il 21% invece solo il piano è adeguato, sì, ho capito, ma i soldi sono veramente pochi. Ieri parlavamo per esempio se fossero adeguate, Umberto, le risorse necessarie per il sistema portuale, no? E dicevamo sì, ci sono risorse per la logistica, poi alla fine... Per realizzare tutti i progetti che hanno in essere i porti non saranno sufficienti quei 3,84 miliardi di euro. Il 10% il PNRR è un disastro totale. Risorse e piano di sviluppo sono totalmente inadeguati. I distretti che abbiamo analizzato fino ad adesso sono tre. Eh. Come scegliamo questo distretto? Perché giustamente non va scelto a caso, diciamo, utilizziamo un metodo scientifico e consolidato. C'è la nostra casa madre Intesa San Paolo che ogni anno elabora un monitor sui distretti. Noi scegliamo quelli più performanti dal punto di vista delle esportazioni e che possano in sé racchiudere il, la caratteristica di fare trasporto attraverso container. Quindi Abbiamo analizzato quello del prosecco di Conegliano, ceramiche di Modena e Reggio Emilia e i metalli bresciani in questo caso. Anche qui cosa facciamo? Non facciamo altro che declinare tutte queste domande che avete visto per la realtà distrettuale e cercare di vedere se le realtà distrettuali hanno un comportamento allineato o no all'insieme delle imprese che, abbiamo, che andiamo a intervistare. Va bene? Ecco, per esempio, il distretto dei metalli utilizza molto Genova e la Spezia per le proprie esportazioni. Altri porti non ne hanno quasi menzionati. Mm? I mercati di destinazioni sono filiere lunghe, lunghissime, mm? vedete, in import America del Nord e Asia. Utilizzo dell'intermodale allineato alla media di tutte e tre le regioni messe insieme. Anche qui l'ExWorks è un problema: 62% delle imprese fa l'ExWorks e non utilizzano piattaforme digitali, ma si stanno adoperando per farne uso. Quindi è un mercato in via di sviluppo. Domanda di sostenibilità: eh, questo è un settore molto particolare, quello dell'acciaio. Eh, abbiamo avuto casi in Italia dove le, le acciaierie. Insomma, io sono. Insomma, anche, ne abbiamo studiati tanti anche nel mezzogiorno e qua c'è elevata esigenza che le imprese di questi settori vadano verso un'economia sostenibile e più digitale. E, ma tutte le imprese ne sono coscienti. Ove mai serviste saperlo. 97, 93, chiedo scusa, e 87%. Questa è la slide conclusiva che vi mostra quei cinque pilastri che abbiamo analizzato all'inizio. Abbiamo noi come analisti, realizzato una sorta di semaforo qualitativo, cioè un semaforo che dà ovviamente il nostro sentimento come ricercatori. Per esempio, ecco, logistica integrata in intermodalità, è chiaro che è rosso perché quel, quel 23% è ancora una percentuale bassa e bisogna continuare a investire, però il 23% indicava una crescita, per cui è giallo anche. In questo va interpretato sostenibilità verde, piena coscienza. Lexworks rosso perché è un problema, ma verde perché il dato è migliorato. Quindi, anche se vogliamo dare una lettura complessiva a questi indicatori, che sono tanti, e addirittura declinati dal punto di vista regionale, possiamo darlo attraverso questi semafori. Spero di eh, essere stato <ride> abbastanza chiaro. Il mio intervento è finito e vi invito tutti a scaricare il report dal sito che è disponibile integralmente su PDF insieme ai report precedenti. E adesso inizierà un altro processo perché noi il report lo presentiamo a questa manifestazione tradizionalmente, ma cosa facciamo dopo come analisti? Organizziamo dei piccoli focus group dove chiamiamo ad ogni focus group 3-4 esperti di settore e discutiamo con loro in maniera molto tecnica e molto particolare di queste analisi, in modo da poter avere sempre nel tempo dei quaderni che sono sempre meglio di quelli precedenti. Grazie. abbasso il microfono perché non ho l'altezza di Alessandra. Il, il, beh, interessantissimo. Mi chiedo una battuta al volo. Mi chiedo se, è stato, se viene valutato anche, è vero, l'impatto dell'ex work in termini di, tra virgolette, depauperamento. Eh, ma se viene rivalutato anche un ritorno, nel senso poi le merci devono comunque partire dall'ex work, quindi mi chiedo se poi è vero che viene demandato a un compratore estero e quindi a un operatore estero, però mi chiedo se poi quanto ritorno c'è sul mercato anche della logistica, di, eh, eh, proprio di, 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 di operazioni logistiche che poi necessariamente magari vengono svolte sul territorio, che comunque secondo me un po' di questo dato poi ritorna, se ne perde ma, ma qualcosina forse torna. No, nel senso che della, non abbiamo trovato. Scusa, non abbiamo fatto una domanda specifica su questo che andrebbe ovviamente costruita più in punto statistico. Però abbiamo chiesto perché lo fate. Per una questione di convenienza del servizio, perché non volete, volete liberarvi della logistica, perché la logistica eh, per voi rappresenta una criticità di cui non volete prendere atto. Ecco, e eh, nella ricerca, insomma, evidentemente sì. Uh, le imprese, in particolare quelle piccole, immagino io, perché è un problema soprattutto delle imprese piccole che non hanno capacità di strutturarsi in maniera logistica con, delle proprie, uh, con i propri mezzi, rispondono chiaramente che non possono occuparsi del problema, per cui vendono le proprie merci all'estero e dicono al compratore venitela a prendere fino al mio magazzino perché non ho capacità e non voglio neanche occuparmi di questo problema qui. Chiedo solo il ritorno logistico sul territorio, ecco, perché poi mm. forse una percentuale, una piccola percentuale di ritorno, o una percentuale, non lo so di che termine. Un po' di ritorno sul territorio nel settore della logistica, forse c'è. Eh... Probabile. Ritorno finanziario andrebbe stimato chiaramente, sì, sì però è probabile che una parte. Sul... Diciamo che è chiaro che viene visto sempre come un problema perché l'ex work cioè di accedere al compratore estero, vuol dire che tu stai. Incoraggiando sia un concorrente, un competitor estero, sia stai incoraggiando quel famoso processo di integrazione verticale di cui tutti abbiamo parlato, no? perché il compratore e l'operatore estero, vedendo che c'è logistica e c'è lavoro, cerca di acquisire anche altri tasselli della logistica e quindi di, di aggredire mercati sempre diversi e mercati sempre più appetitosi. Per cui. È chiaro che dobbiamo, secondo me, cercare, al di là del ritorno meno sul territorio, di non dico eliminare il problema perché andiamo, andiamo sul concreto, è ineliminabile, però migliorare. Assolutamente, assolutamente. Ed è interessantissimo avere questi dati proprio perché aiutano a riflettere. Tra l'altro con un impatto sull'indotto generale che è decisamente importante. Eh, Chiedo al dottor Gaslen se preferisce, eh, le cedo la postazione. Perfetto. C'è un video, vuole lanciarlo lei? C'è un video, sì, non, non lo posso lanciare, io credo. Lanciare. presentare. Per la presentazione. Vado io. Okay. Grazie. Uh, immagino che avete capito di cosa stiamo parlando: no? di, di container. Allora, uh, io mi, mi appoggio un po' sullo lo studio no? che abbiamo visto prima, perché uh, c'è un capitolo no? sulla digitalizzazione. Uh, Drive My Box è un processo di digitalizzazione, però, non è nato per digitalizzare, è nato per: uh, come dire, per affrontare un problema uh, di business che uh, non ha niente da vedere con la digitalizzazione. Abbiamo cercato di capire come possiamo in un certo modo uh, affrontare il problema della mancanza di, di, degli autisti. Quindi partiamo da molto lontano. Uh, oggi in Italia, ma non solo in Italia, in tutta l'Europa stiamo cercando autisti, stiamo cercando autotrasportatori. E ci stiamo chiedendo ma perché? Uh, sì, c'è la pandemia, sì, ci sono tanti, tante ragioni, ma il vero, il vero punto è che è un mestiere che non è uh, simpatico, non, non attrae uh, giovani, uh, non attrae neanche più anziani, è uh, un mestiere che sta sparendo piano piano uh, perché ci sono dei costi insostenibili e uh, soprattutto un mestiere uh, un po' di uh, metodi vecchi quindi uh, è visto da tutta la catena logistica e abbiamo visto nello studio che in Italia abbiamo delle catene molto lunghe sul Nord America, sull'Asia e il trasporto container su gomma è proprio l'ultimo pezzo o il primo pezzo che sembra il più semplice ma in realtà è quello che blocca tutto quindi uh, su Drive My Box abbiamo, abbiamo ragionato con, uh, con i colleghi tedeschi perché esiste già in, in Germania questa quest applicazione. Abbiamo detto che per uh, confrontarci su questo dobbiamo uno uh, confermare a chi lavora in questo settore che potrà uh, guadagnare soldi. Per anni hanno perso soldi. Uh, tanti hanno chiuso e adesso paghiamo il prezzo. Quindi Dry My Box ha questo approccio, primo approccio, uh, tutelare i padroncini, uh, piccole imprese di trasporto. Il secondo punto che abbiamo, su cui abbiamo ragionato uh, è la semplificazione di tutto il processo uh, amministrativo e uh, di gestione del trasporto, che rimane sempre non solo in Italia, in tutto il mondo, uh, quindi non pensiamo che l'Italia sia sempre messa peggio degli altri, siamo messi uguali, in Nord America ancora peggio, uh, però è un processo che non viene uh, tutelato, quindi uh, tanta carta che gira, tanti mail, uh, tante, tante chiamate, urgenze e questo è stato anche amplificato con i problemi dei porti che stiamo uh, vedendo adesso no? con la sui porti uh, e questo crea problemi. Quindi um, se, dico tutto questo per spiegare che non siamo partiti da un'idea uh, un di digitalizzare per forza, perché in tutte le aziende abbiamo questa parola digitalizzazione, digitalizzazione però uh, tutti la interpretiamo in modo diverso, tutti abbiamo delle idee diverse e poi alla fine si fa poco e lo vediamo anche qua sulla server il semaforo non è molto bello perché passiamo anni e anni a ascoltare, a vedere su che strada possiamo andare e poi si fa poco noi abbiamo deciso di fare questo quindi onestamente non so se è la scelta giusta noi pensiamo che sia la scelta giusta ci crediamo ma soprattutto ci abbiamo creduto anche quando non c'erano questi problemi perché il percorso di sviluppo Uh, L'idea è nata a fine 2018, quindi eravamo già pre-pandemia, eravamo nel, uh, nel business as usual e qualcuno ha detto ma secondo me qualcosa lo dobbiamo fare su questo e abbiamo iniziato a sviluppare questo, questa tecnologia che, non, che è un po' più di una piattaforma perché permette anche, uh, poi lo spiegherò, di, di, di dare dei vantaggi uh, ai trasportatori secondo la performance del trasportatore. Quindi uh, adesso vado un po' avanti perché ho delle slide ma sono già andato fuori tutto il corso, quindi vediamo se funziona. Um, in Italia solo per, uh, per essere chiaro non ce n'è un'altra, quindi c'è solo Drive My Box come piattaforma digitale dedicata al mondo container. Non facciamo FTL, non facciamo... Uh, ultimo miglio, non facciamo FTL, solo uh, trasporto container, quindi non ce n'è un altro. Come dicevo, gli obiettivi sono affrontare la carenza degli autisti e qualcuno mi dà ma come, come fate? Semplicemente dando la possibilità a chi fa il trasporto di guadagnare soldi, non tanti ma decentemente e soprattutto attrae i giovani su uno strumento che si allinea con la vita quotidiana, quindi un'app quindi un giovane trasportatore o un giovane che vuole entrare nel mondo del trasporto oggi, uh, assumendo che abbia la patente, se la possa pagare ma subito dopo si confronta con dei, dei processi che non uh, quadrano con la vita quotidiana di tutti noi quindi sono processi vecchi tante attese uh, su sia sui terminali marittimi che i terminali intermodali, ma anche uh, dai magazzini o dalle aziende stesse. Quindi l'attesa è diventata uh, quasi normale. Ormai ho visto la settimana scorsa c'era una, una survey dove facevano vedere che mediamente sono 4 ore o 4 ore e mezzo al giorno di attesa per un trasportatore. Che è una, dal mio punto di vista è una follia pura perché Uh, al di là dei costi, nessuno oggi, penso che qua nessuno abbia voglia di uh, essere seduto per quattro ore e mezza non pagato ad aspettare che qualcosa succeda, e, e questa è la situazione del, del Paese. Quindi, ridurre le attese, non lo so se sia fattibile, ma almeno pagarle sì. Quindi, noi ci mettiamo su, su questo, questo approccio vogliamo rimunerare il lavoro per quello che è. La visibilità sulla merce è sempre questo un, un tema importante perché uh, sui flussi uh, internazionali, quindi oceanici, la visibilità c'è, possiamo loca localizzare i container sul mare uh, ogni momento. Uh, tutte le compagnie marittime hanno dei track and trace, uh, i satellitari, possiamo sapere anche la temperatura dentro il container in mezzo all'Atlantico. Il problema è che appena arriva al porto, per fare gli ultimi 200 km si perde tutto. Quindi il cliente finale che aspetta l'informazione per programmare la linea di produzione, per vendere al suo cliente finale, pensa che l'ultimo pezzo si farà in una giornata, due o tre giorni con la dogana. In realtà vediamo che può passare più di una settimana. Ma il problema non è che passa una settimana e che il cliente non sa neanche se saranno tre giorni o cinque o sette. Quindi stiamo, con, con questa piattaforma proviamo, proviamo a dare la, la massima visibilità sulla merce per l'ultimo miglio o il primo miglio. Uh, Sull'export dobbiamo anche considerare che dall'altra parte del, del mare c'è anche un cliente che può essere cinese o americano che ha bisogno anche lui di vedere questo perché deve fare il booking, perché c'è tanto Xworks, quindi uh, queste informazioni servono. I costi, costi extra, uh, di nuovo su, sul mo nostro mondo del uh, trasporto container abbiamo tanti costi extra nascosti o assorbiti internamente perché non vogliamo andare a, a litigare con il cliente, o assorbiti dai nostri fornitori perché facciamo pesare tutto su chi fa il lavoro, allora noi abbiamo detto di, deciso di metterli in primo piano. Uh, pensiamo che sia sbagliato, dico la parola forse un po' forte, però non è un'altra, nascondere i problemi e I problemi hanno un costo, quindi noi li mettiamo e uh, chi poi vorrà andare sulla piattaforma, chiedere un trasporto, vedrà che quando va su un terminale che è congestionato c'è un tempo di attesa e costa, lo deve pagare. Okay? Poi quando qualcuno uh, sarà stufo no, di pagare sempre, probabilmente riusciamo a far salire i veri problemi e allora li possiamo affrontare a livello uh, di, di, di paese, a livello di organizzazione, ma per il momento tutto questo viene ribaltato sul, su chi fa il lavoro, quindi il, il trasportatore, e spesso non ha voce al capitolo, quindi o se lo prende o perde il lavoro. Noi non siamo su questa strada, quindi lo mettiamo in evidenza. E poi uh, c'è l'informazione sullo stato di avanzamento, cioè come viene uh, gestito tutto il flusso informativo, quindi l'amministrazione, uh, il track and trace, quindi è tutto visibile. Quindi abbiamo tolto questo problema di visibilità e di disponibilità di informazioni, uh, pensiamo che la, la, la bellezza della digitalizzazione è proprio di mettere in evidenza tutto quello che c'è e non nascondere più niente. Uh, di nuovo noi ci confrontiamo su quello che succede nella nostra vita quotidiana dove ormai abbiamo i nostri cellulari riempiti di app e sappiamo tutto uh, io vedo per esempio l'energia le, no? ormai sull'app uh, de, dei fornitori di energia sappiamo quanto abbiamo consumato quanto dove la tariffa quindi sono, queste sono le evoluzioni che abbiamo sul trasporto container non c'è questo siamo sempre uh, legati a questi uh, processi uh, veramente uh, antichi. Allora, forse non era chiaro, però My Box è una startup up ma fa parte di un gruppo uh, consolidato che è ConChip. Quindi ConChip si appoggia su due uh, pilastri, il pilastro mare, che chiamiamo mare, quindi tutta la parte terminale, dove Alfredo Scalisi è qua, e poi la parte Sogema che guarda la parte terra, tutta la parte intermodale e trasporti. Box è l'ultima società nata di, di, del gruppo ConChip, è nata uh, a luglio dell'anno scorso, ma in realtà siamo partiti uh, a fine 2000, 2019 uh, e è operativa da febbraio adesso. Sulla, è importante, penso, passare il messaggio di quello che facciamo e quello che non facciamo. Uh, non siamo una borsa carichi, quindi non siamo uh, lì per uh, fare un po' di, di margine mettendo tutti insieme. Uh, il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, quindi affrontare i problemi che, che abbiamo uh, oggi nel mondo del trasporto container. Uh, C'è una, una soluzione che permette, che è l'unica, questa anche di selezionare, selezionare i fornitori, ma non noi direttamente, anche i clienti possono selezionare i fornitori, perché ogni trasporto viene valutato okay? in termini di performance, in termini di uh, reattività uh, all'informazione, in termini di costo. Quindi ogni singolo trasporto ha la sua valutazione che alla fine dà una valutazione a chi ha fatto il trasporto, che è l'autista. In funzione di questo uh, ci sono dei meccanismi di assegnazione dei trasporti di più a chi, ha, chi è valutato meglio, dei meccanismi di pagamento uh, rapidi a chi viene, uh, lavora meglio e soprattutto c'è un meccanismo anche di esclusione a chi non lavora bene. Quindi la piattaforma permette di avere una, una valutazione uh, concreta, uh, uh, quantitativa, sulla performance del trasporto. E, e questo di nuovo è una cosa che, su cui uh, noi in Conci puntiamo molto sulla performance e la misurazione della performance. Qua ogni trasporto viene misurato uh, diciamo live perché se c'è un problema sappiamo subito quello che sta succedendo quindi da questa, questa, questo beneficio come ho detto non siamo una borsa carichi perché ho visto in alcuni giornali eravamo classificati così non lo è questo cosa vuol dire che non andiamo a fare uh, le aste al ribasso uh, e lavoriamo al contrario cioè il costo del trasporto viene calcolato in funzione dei costi vivi reali del trasportatore l'acquisizione dei mezzi, lo stipendio dell'autista, le assicurazioni, la benzina, eccetera, eccetera. In base a questo la piattaforma aggiunge anche il margine del trasportatore e in base a questo propone il prezzo di vendita. Uh, siamo, su questo è un meccanismo un po' strano, diciamo, perché non dà uh, la finestra alla negoziazione, che è proprio un paradigma. Uh, in questo momento, in questo mondo, perché tutto si negozia, ma noi no. Uh, perché? Perché il nostro obiettivo è sempre tutelare l'autotrasportatore, quindi non andiamo al ribasso. Siamo uh, coscienti che il giorno in cui qualcuno, una, un concorrente, farà dumping e quindi proporrà delle tariffe che vanno sotto costo, saremo fuori. Uh, ma Pensiamo che questa sia una strategia a breve termine, l'abbiamo vista, uh, è stato, visto per diversi anni e alla fine arriviamo a questa situazione: che non abbiamo più gli autisti, nessuno non vuole più fare questo mestiere e ci troviamo a piedi. E se nessuno porta i container, io voglio sapere poi domani come facciamo per far già il paese perché questo è il problema. Quindi è inutile. Uh, secondo noi di nuovo uh, insistere a uh, fare dumping è molto più utile a ottimizzare i processi, a trovare le, le ottimizzazioni e uh, le collaborazioni piuttosto che andare a, ad ammazzare un mercato che è già ammazzato uh, di fatto. Quindi, questa è un po' la, la filosofia. Uh, sì, prego, tre minuti. Devo cercare il mio, vado in francese. Allora. <ride> uh, I vantaggi per i clienti sono quelli che ho già spiegato prima, quindi il track and trace, sempre pensando ai clienti che non sono solito uh, in, in Italia ma possono essere da dall'altra parte del mondo, quindi possono avere questa visibilità, la, la trasparenza uh, sui costi, quindi non andiamo a, a rinegoziare quello che c'è al momento dell'ordine e quello che sarà fatturato. La comunicazione e l'accesso diretto alle informazioni. Invece, per il fornitore, che possiamo chiamare anche partner in questo caso, perché il nostro obiettivo è veramente di avere dei partner, uh, il vero vantaggio, al di là di avere una marginalità, una, una marginalità garantita diciamo, al momento del trasporto, è che viene pagato immediatamente. È un flusso automatico, quindi non c'è bisogno di sedersi intorno al tavolo e vedere quanto discutiamo. No è pagato automaticamente dopo il trasporto e chi lavora meglio viene pagato ancora più velocemente. Quindi questo è un vantaggio secondo noi in questo momento dove per esempio la benzina sta salendo ogni giorno e i nostri trasportatori fanno fatica a pagare proprio a fare il pieno, avere degli incassi veloci è secondo noi è un beneficio. Velocemente stiamo partendo adesso perché i le primi, le primi trasporti li abbiamo fatti a febbraio quindi uh, un mese esatto, un mese fa l'obiettivo quest'anno è fare 6.000 viaggi tra i 6.000 e i 7.000 viaggi ci concentreremo per il momento sulla Lombardia uh, la Liguria per i flussi ma poi velocemente ci espanderemo su tutta l'Italia tenendo conto che questo esiste già in Germania quindi in Germania abbiamo più o meno lo stesso, lo stesso sviluppo a un anno di, di intervallo e poi vi invito anche se siete interessati a andare sulla la piattaforma digitale e a scaricare uh, l'app, a chiedere delle quotazioni, anzi le potete chiedere automaticamente e vedere come funziona questo, questo nuovo sistema uh, che di nuovo pensiamo che sia non il futuro ma il presente nel trasporto dei, dei container su gomma. Vi ringrazio. Giusto una frase per concludere, perché già siamo fuori tempo. E volevo stressare Mattia, il concetto appunto che la ricerca che abbiamo presentato si integra poi perfettamente con il con Drive My Box, per, e questa è la dimostrazione insomma, di, della scelta strategica che ha fatto SRM per le proprie ricerche, cioè quella di lavorare partendo in partenariato con soggetti come ad esempio. Conship per cercare di capire poi meglio quali sono le esigenze e come andare poi a fare ricerca applicata, di fatto questa è questa, ricerca applicata, se vogliamo, e non ricerca soltanto andando ad analizzare il fenomeno e capendone le cause, punto e basta. Ecco, questa era un'osservazione che mi piace fare sempre perché mostra un approccio di ricerca molto particolare. Noi facciamo ricerche con Assoporti e con tante altre entità, proprio partendo dall'esigenza. E avendo dei partner che ci aiutano a capire meglio quali sono, quali sono i termini del problema. Ma sicuramente una, una, una risposta proprio al, anche all'ex work, perché comunque è un'ottimizzazione è una semplificazione nel flusso logistico. E poi sottolineo molto l'importanza appunto anche dei costi rapportati alla sicurezza, fondamentale che purtroppo tante volte sono, sono sottoconsiderati e sottostimati. E ci approcciamo a chiudere, abbiamo ritardato di qualche minuto, ma siamo abbastanza, abbastanza in linea con, con i tempi e ci rivediamo tra poco nella prossima sessione. Arrivederci.